quanto siete belli, anche voi dell'Ogicone, prendete! Quelli dell'Ogicone hanno un cervello così, eh? Ah. No, scusate, quella cos'è? Una barriera architettonica? Io non ci salgo, mi dispiace, fatto mettere anche sul contratto, niente scale. L'ultima volta che ho fatto una scala mi sono beccata 20 giorni di cronaca riservata, che sono finita su tutti i giornali della stampa sindacalistica. Mi dispiace. Non vada via. No. Questo è un atto, un atto terroristico. Su. Coraggio. Vi prendete voi la responsabilità? Se poi mi succede qualcosa... No, tranquilla. Vi faccio causa per disquamazione, sia chiaro, eh? Perché, guarda, i gradini mi rimano contro, guarda, perché abbiamo un diverso bagaglino culturale. Guarda quello come mi ha guardato, guardalo. Becille. Passato il pericolo, devo dire che sono veramente felice di calcare questo palco igienico. E adesso che sono qua, nemmeno col carro a scherzi mi portate via. Io sono una che ha costruito il successo cretino dopo cretino, step by pass. Non è che l'ho avuto così con lo snocciolo delle dita. E questa sera vi dirò delle cose che vi dimostreranno che io non sono soltanto una femme fanale. Poi femme fanale, tra l'altro, io sono una ragazza veramente terra e sapone, e chi mi conosce sa che ho dentro di me una grandissima unanimità. Comunque, se fosse per me, io me ne starei chiusa nel mio cachet di montagna a sorseggiare un Marlon Brandy tutto il giorno, o in un trench ad allattare le mucche. Però purtroppo... Devo stare qua, però questo non significa che io debba essere per forza una showgirl senza pensieri per la testa, nemmeno per sogno. Ve lo dimostro facendo subito un bel salto di qualità, che ce n'è bisogno. Allora, questa orchestra adesso, anziché fare Piovani come se piovesse, suona Luciano Berio, prima cosa, se è capace, perché se non è capace vi mando via tutti a calci nel sedere. Perché io Luciano Berio lo conosco benissimo, è una persona splendida, tra l'altro, un grandissimo compositore, che ha scritto per me tante belle cose. C'è un pezzo formidabile che lui scrisse apposta per me, intitolato, lui fa i titoli in tedesco, Das Mechen von Gagen, che vi traduco: Das è il pongo, von è l'asciugacapelli, e il resto vabbè è tedesco, non si può capire. Lo so che c'è qualcuno che si lamenta di questa traduzione, perché dice: ma insomma, asciugacapelli e pongo significa poco. Però questo è un discorso che riguarda un po' tutte le traduzioni, è come un film, quando gli hai fatto il doping l'hai rovinato. Comunque, voi lo conoscete questo pezzo? Quale movimento? Quale movimento? Eseguiremo il primo ancheggiamento, grassottello ma non troppo, andante moderato, ben pensante, opera 50 in De Michelis. Se lo sapete fare, eh? Se non lo sapete fare, ditelo subito, perché lo capisco dalla prima nota. Fai la nota? Stop, non la sai. Non lo sanno fare, già si capisce, Berio non è così. Per suonare Berio bisogna essere caldi. Caldi come a un casello dell'autostrada dopo Pasqua. Ecco, questo è il modo per suonare Berio. Tu che sei al piano, che è la prima che suona, fammi sentire un po' la scala reale. No. Tu volevi suonare, che fai quella faccia? Sì. Questa è una batteria secondo te?
ricaricala. E poi guarda che percosse è un reato penale, che ti becchi 5 anni senza aria condizionata, amico mio. Io lo faccio anche per te, eh? Tu che suoni il fax, mettici la carta, caro. Non mi va, come vanno le cose in questo paese. Ho deciso di darci un taglio. Tu che suoni l'organo, vergognati, basta. Basta, non sono più disposta a fare compromessi. Questo paese mi ha stancato sotto tutti i punti di vista. Se non fosse per voi, mio amato pubblico, io da un pezzo avrei preso e me ne sarei andata a vivere alle Maldini o alle Marcuzius, veramente. E non sono la sola, eh? C'è un sacco di gente che se n'è andata, chi ha le anguille, chi ha le canarine, chi ha il Madamascara. Proprio un fiugi generale, perché non se ne può più. Non se ne può più come questi, eh? Uno vede questa bella orchestra multietnica, pensa, vengono da tutte le parti dell'Etna, saranno bravi, e invece guarda. Veramente, mi dispiace essere così dura, però io sono veramente scremata, non ne posso più. Non ne posso più di questo paese in cui non succede nulla, in cui la cultura è stanzia, mai una voce fuori dal colon. Gli intellettuali sono sempre troppo cervicali, stanno ancora là che ti studiano sui 3 cani, che poi non so come fanno a concentrarsi, ma li bloccheranno forse, non lo so.